da un progetto dell'Università di Bologna. La loro funzione è assistere l'uomo nelle attività che richiedono la capacità di interagire in ambienti difficilmente raggiungibili. Il nuovo campo di applicazione è la sicurezza sul lavoro. Ivana Del Vino. Piccoli aerei senza pilota, capaci di sostituirsi alle mani degli uomini per toccare e ispezionare luoghi difficilmente accessibili. I prototipi sono frutto del programma europeo Air Robots, coordinato dall'Università di Bologna. Si guidano con un joystick a distanza. Il loro compito principale è sorvegliare le aree dall'alto. Ma il nuovo campo di applicazione a cui mira il progetto è la sicurezza sul lavoro. Questi aerei robot di nuova generazione possono essere infatti utilizzati nella manutenzione dei grandi impianti industriali, grazie alla capacità che hanno di potersi appoggiare sulle superfici e rilevarne i dati tecnici. E l'idea è quella di sostituire un'ispezione manuale, che adesso viene fatta da persone su impalcature con grossi rischi e anche tempi di ispezione molto lunghi, con delle tecnologie di questo tipo. Importanti anche le ricadute economiche. Permetterà di risparmiare tutti quei tempi morti, come potrebbe essere appunto l'allestimento di grosse impalcature, e quindi risparmiare tutti i tempi di fermo impianto che sarebbero annullati da una tecnologia di questo tipo.